ultimo della prima fase, prego di venire Don Christian Betega, direttore dell'Ufficio Nazionale per il Comunismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. Ringrazio anch'io per questo invito che a me personalmente rende onore, ma penso proprio anche appunto alla Conferenza Episcopale che qui molto semplicemente rappresento, e anche indubbiamente con, ve lo confesso, con una certa commozione, anche ascoltando questo lungo, quasi interminabile elenco di nomi e pensando a volti, a storie, a persone, a situazioni raccolte qui. Ricordiamo insieme appunto il filo conduttore che fa da cornice a questo appuntamento e a questa data così particolare per la memoria romana di tutti i romani, per la memoria italiana di tutti gli italiani e per la memoria della storia. Credo che dovessimo avere la presunzione o l'arroganza di voler dimenticare, che quindi è il contrario del ricordare, sarebbe come se volessimo toglierci il respiro. Un uomo che non ricorda è un uomo che non respira, o è un albero senza radici, quindi evidentemente è destinato a non sopravvivere. Il fatto di ricordare insieme credo che sia un valore ancora più grande, perché lo sappiamo, la memoria può venire anche selezionata molto spesso. Può essere ricordato solo parzialmente ciò che mi fa comodo ricordare, ciò che non mi disturba più di tanto, ciò che non mi vergogna forse più di tanto. Quando la memoria è fatta insieme, evidentemente i soggetti che insieme ricordano, insieme rendono viva quella memoria e la rendono anche più, così, più imparziale in un certo senso, più vera quindi. E insieme, oltretutto, perché è fuori dubbio che per molti secoli ci siamo guardati di lontano, ci siamo guardati di traverso, ci siamo guardati indubbiamente generando poi molto sospetto e soprattutto molta sofferenza, forse soprattutto da parte cristiana nei confronti del popolo ebraico, evidentemente. Lo sappiamo, grazie al cielo, ed è stata ricordata anche il documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, che ha 50 anni di vita, grazie al cielo appunto questo tempo è finito, però allo stesso tempo è un tempo che va portato verso la conclusione, che deve essere superato, perché anche questo è stato ricordato, sappiamo come certe incoerenze degli uomini siano veramente dure a morire. E allora appunto ricordare insieme tutto questo credo sia da una parte un onore, ma dall'altra parte veramente anche un impegno che dobbiamo prenderci. E mi permetto di, proprio in conclusione, di ricordare insieme a voi un altro avvenimento, un altro motivo appunto di memoria di questa data del 16 ottobre, non del 43, del 78. Il 16 ottobre del 1978 veniva eletto Papa Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, in quest'ora più o meno, verso sera. Che evidentemente è il primo Papa che è entrato in una sinagoga, almeno nei tempi moderni, ma che va ricordato credo anche per un altro motivo. A Colonia è stato il primo che ha avuto il coraggio, in un certo senso, di dire evidentemente ai cristiani, ma di riflesso a tutti gli uomini, a tutte le donne, di dire a noi cristiani: siamo tutti spiritualmente semiti. Siamo tutti spiritualmente semiti. Ce lo siamo per troppo tempo dimenticati, tante volte ancora facciamo fatica a ricordarcelo, ma non possiamo evitare di averlo presente. Io direi a voi, care sorelle, cari fratelli, a voi, care amiche e cari amici ebrei, ricordatecelo, ricordateci il fatto che siamo tutti spiritualmente semiti
E noi, care sorelle e cari fratelli cristiani, ricordiamocelo. Ricordiamocelo per vivere e per comportarci poi di conseguenza. Grazie a tutti.